Aule a casa tua, sindaco, perché cos'è che ha stimolato l'amministrazione a mettere in campo questo progetto? Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, abbiamo d'intesa con l'assessore Federica Mignoni, assessore alla scuola del Comune di Colla, abbiamo inteso proporre questa idea, credo innovativa, originale, anche per dare un senso di normalità, perché questo soprattutto ci ha spinto a fare questa iniziativa, di dare un comodato d'uso gratuito ai bambini, alle famiglie che ne faranno richiesta i cani della scuola che oggi non vengono utilizzati. In verità c'è stata un'azione totale di bandi monoposto, così come prevedono i protocolli, e abbiamo con questi impianti ancora in ottime condizioni, abbiamo pensato di poterli affidare alle famiglie e ai bambini, ripeto, per creare quell'ambiente scolastico necessario e dare un senso quanto più possibile di normalità, insomma, visto che stanno anche i ragazzi, i bambini stanno subendo questo momento di grande difficoltà, anche per non poter frequentare i loro amici, la loro scuola, l'ambiente scolastico. Assessore Federica Mignoli, in che consiste questo progetto? Quindi i bambini hanno a disposizione, i genitori che ne faranno richiesta ovviamente hanno a disposizione questo banco, questa sede scolastica in comodato d'uso gratuito fino a fine anno scolastico. Ovviamente noi ci auguriamo molto prima che i bambini possano rientrare a scuola, però nel contempo vogliamo anche creare e dare loro proprio questa atmosfera dell'aula che si riprende nelle proprie case, dando anche a loro un minimo di regola, invitandolo, invitiamo anche a indossare il grembiulino, così quanto più si ricrea quell'ambiente scolastico di cui soprattutto i piccoli stanno risentendo molto di questo disagio. Ricordiamo che il modulo per la richiesta è reperibile sul sito del Comune di Polla e dovrà essere inviato attraverso un'email, ma comunque sul sito ovviamente del Comune i genitori trovano tutte le indicazioni. È chiaro che questo è un modo per, come dicevate, valorizzare il materiale che avete a disposizione e che è finito in deposito. Assessore. Sì, certo, questo è anche un modo per valorizzare il patrimonio comunale e per dare comunque ciò, senso anche a quello che era la sostituzione dei banchi nuovi che abbiamo messo a disposizione delle scuole. Sindaco, per chiudere brevemente, i banchi nelle scuole di Polla quindi sono stati tutti sostituiti con quelli nuovi? Sì, sono stati tutti sostituiti, sono stati consegnati nei giorni scorsi, quindi insieme all'autorità scolastica, insieme alla preside, con ovviamente la collaborazione del Comune e con i bandi che sono stati assegnati dal commissario Arcuri, sostanzialmente Polla, i ragazzi di Polla, gli alunni di Polla vanno tutti, siederanno, speriamo presto tutti, i bandi delle sedi.